Ehi, vuoi guadagnare fino a 3.000 euro al mese lavorando da casa per sole 2 ore la settimana? Lo so, ci sono tanti metodi miracolosi in giro, ma il mio è quello vero. Non ci credo, non è possibile! Se il tuo metodo funzionasse davvero, saresti già milionario e non saresti qui a vendermi il tuo corso. Ma è colpa di Ladybug e Chat Noir. È perché hanno perso i Miraculous. Ma certo, ha perfettamente senso! 3.000 euro al mese, hai detto? Anche 5, cara, anche 5. Orchetti, bentornati e bentornate ad un nuovo commento spoileroso. Quest'oggi ci occuperemo del sesto episodio della quinta stagione, Determination. Determination. Allora, cominciamo già malissimo. Arriva lei con i capelli sciolti, fa la mossa di così. E quanto sono animati male quei capelli. Che bello sto disegno. Attenzione, lei li scippa fortissimo loro due. E basta con sto Just a Friend. Pesante, la guardi nel modo in cui volevo che guardassi me. No, oh, povera cagamina. Giuleca parla di nuovo borbottando. Ci torniamo su sta cosa, ci torniamo. Ci avevate i coriandoli pronti. La scena cringe ritorna. Guarda il dettaglio degli occhi di Luca. O di Marinette. E ripensiamo alla puntata scorsa, la mancanza di dettagli nelle pupille di Lila. We have been schoolmates for months. Siamo compagni di classe da mesi. Come da mesi? Dovrebbe essere passato almeno un anno. Hanno retconnato di nuovo il passaggio del tempo in sta serie. Non ti puoi portare lui all'appuntamento con Adrian, però. Beh, lui si è portato a cagamino. Allora, sicuro come l'oro, per la fine della serie o della stagione fanno mettere insieme Kagami e Luca. Li stanno mettendo proprio in posizioni parallele l'uno all'altro, speculari. Lui che se ne voleva andare, lei che rimane, loro due che accompagnano la coppia principale. Sicuro. Mi spiace a tutti quelli che shippavano Luca con Chloe, ma sicuro come l'oro, Luca lo faranno mettere con Kagami. Ci azzeccano niente l'uno con l'altra, ma vabbè. No, è solo scemo, Luca. Non lo scusare, è solo scemo. Io non ho ancora capito se il sindaco sia complice di Gabrielle o no. Ma non scatta l'allarme così, scusami, mi sembra un bel problema. Allora, la scena dell'acumizzazione non era male, ma il fatto che lei si faccia ingannare così... Perché non dare sempre questo potere agli acumizzati? Cioè, è probabilmente quello migliore. Ok, però se statue non valgono un cavolo come minion. Ogni volta che una Ladybug cattiva usa Lucky Charm, ottiene sempre lo stesso oggetto, lo spadone. Che fantasia. Ma lei non dovrebbe neanche cascarci per sbaglio. Cioè, davanti nella stessa stanza quello vero. Dai, va bene che ti stai innamorando di lui, però. Ancora Chloe che le fanno dire sta cosa. Vabbè. Ah, l'hai uccisa! L'hai uccisa! Hai tirato la padana in testa! Attenzione, lei si dichiara, vediamo come la respinge lui, perché sicuro la respinge. Ti ha detto chiaro e tondo, i miei sentimenti per te sono cambiati. E lui non lo capisce, non le dice, scusa adesso sono innamorato di un'altra, non capisce proprio il messaggio. Ma non ha senso, l'ha detto chiaramente. Oh! Kagami spinge Adrian a prendere coscienza dei suoi sentimenti per Marinette e lo convince a chiedere alla ragazza di uscire. Anche Luca cerca di incoraggiare una titubante Marinette ad accettare l'invito e i quattro si incontrano qualche ora più tardi al Museo delle Cere. Ancora timorosa ad aprirsi dopo l'inganno subito da Felix, Marinette sfugge ai tentativi di Adrian di dichiararsi, così Luca e Kagami decidono di forzare un po' le cose rinchiudendo i due amici nella sala del museo dedicata agli eroi.
Ma prima che i due possano parlarsi e chiarirsi, la curatrice del museo, Veronique, fa irruzione nella stanza, nei panni della cumizzata Manipula. Decisa a vendicarsi del sindaco bourgeois, che aveva minacciato di far chiudere il museo per un capriccio di Chloé, Manipula sfida Ladybug e Chat Noir per prendere il loro posto come eroi di Parigi, convinta da Monarch che se gli darà quello che cerca, egli rinuncerà ad attaccare la città. No, no, no. È troppo stupido. Non ce la faccio! Attanagliata dai sensi di colpa per essersi fatta rubare gli altri Miraculous, Ladybug si trova in difficoltà e inizia a dubitare di se stessa, ma come sempre, le parole di incoraggiamento di Chat l'aiutano a ritrovare il coraggio e la forza per sconfiggere Manipula. Resasi infine conto di provare qualcosa per Chat Noir, Ladybug tenta di dichiararsi, ma Drion ormai non ha occhi che per Marinette. Oh! La cosa bella è che ad un certo punto l'episodio finisce. Non è esattamente una cosa che riguarda questo episodio in particolare, però non ne avevo mai parlato. Ci ho fatto caso solo ora, ma in effetti avrei dovuto accorgermene tempo fa. È cambiato qualcosa nella sigla. È un dettaglio, ma le note iniziali, mentre Marinette dice la sua famosa frase di apertura, sono cambiate drasticamente. Nelle stagioni precedenti la sequenza si apriva con un tintinnio quasi fatato, un suono decisamente leggero e positivo. Ora invece abbiamo delle note più basse e cupe, che trasmettono la sensazione di un'atmosfera tesa, a suggerire che in questa stagione il gioco si fa duro. E questo combacia perfettamente con la trama. Monarch si è impossessato di quasi tutti i Miraculous, ha ideato un modo per trasmetterne i poteri ai suoi servitori, insomma, è più potente che mai. Mi piace questo, la sigla che cambia per riflettere l'evoluzione della trama all'interno della serie. E come sempre quando si tratta di fare le cose per bene, Miraculous le fa a metà. Nella sigla non vi sono tracce del ribaltamento del quadrilatero, Marinette insegue sempre Drion e Chat Noir ci prova con Ladybug, anche se in questa stagione dovrebbe avvenire il contrario. E Chloé continua a gettarsi tra le braccia di Drion e tentare di baciarlo, nonostante non dovrebbe più considerarlo suo amico, ma questo, come abbiamo visto nei video precedenti, è allo stesso tempo coerente con gli episodi stessi, dato che Chloé, ma anche lo stesso Drion, sembrano essersi scordati della situazione in corso tra loro. Tutto questo mi riporta alla mente la sigla della seconda stagione, che sembrava voler suggerire un futuro tradimento da parte di Chat Noir, che invece non solo non è mai avvenuto, ma nemmeno è accaduto qualcos'altro che potessimo associare a quella sequenza. Oh! Mentre sullo sfondo si consuma la follia di Veronique, di cui ci occuperemo poi, l'episodio si concentra sulla scippa Drinette e sulla sottotrama del ribaltamento del quadrilatero, senza ovviamente risolvere nulla perché sia mai che qualcosa di significativo accada al di fuori del finale di stagione. Sottotrama che non mi aveva mai convinto del tutto, da un lato perché a mio avviso arrivava troppo tardi, ci hanno fatto aspettare ben 5 stagioni prima di vedere una qualche novità all'interno di questa love story, e dall'altro perché mi era sempre sembrata una cosa di facciata. Fingere di introdurre un cambiamento per non dover cambiare in realtà nulla, perché in sostanza i due continuano a rincorrersi senza raggiungersi, esattamente come prima. Un quadrato ribaltato è sempre un quadrato alla fine. Qui però, a mio avviso, gli autori hanno superato se stessi. Nemmeno si nascondono dietro a un cambiamento di facciata, perché quest'ultimo sembra ancora dover arrivare davvero. Mi spiego meglio. Come una macchina ingolfata che non parte, Drion sembra fare una fatica tremenda a rendersi definitivamente conto di essere innamorato di Marinette. È sempre lì sul punto di capirlo, sembra sempre che il motore stia per partire, qualche volta l'auto si muove pure, no? Lui prova ad avvicinarsi a lei, ma poi d'improvviso lo senti di nuovo dire no, 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 lei è solo un'amica. Ora, vorrei credere con tutte le mie forze che in questo episodio lo abbia detto per riguardo verso Kagami, con la quale in teoria si è lasciato da poco e verso la quale magari si sente anche un po' colpevole per come è finita la loro relazione, perché io la storia che lui è così candido, puro e ingenuo da non accorgersi dei propri sentimenti a 14 anni non me la bevo più. Senti essere o non senti essere? I was playing a game with my friends and she asked to join. We went to summer camp together. When I talked to him I get nervous.
Purtroppo, conoscendo come ragionano gli autori di Miraculous, è probabile che io mi sbagli. Anzi, nella stessa scena, qualche inquadratura dopo, a giudicare dal linguaggio del corpo di Adrian, la sua esitazione non sembra aver nulla a che fare col non voler ferire Kagami, ma piuttosto col fatto che lui stesso non riesce a comprendere i propri veri sentimenti. Tutto questo annulla di fatto l'intero sviluppo che sembrava esserci stato a inizio quinta stagione, con Adrian che capiva finalmente di essere attratto da Marinette e toglie senso ai suoi tentativi negli ultimi episodi di avvicinarsi a lei e passarvi più tempo insieme. Torniamo invece indietro alle reazioni meccaniche già viste in Frozen, dove Adrian non aveva alcuna idea di essere attratto da Marinette e tuttavia il suo corpo era perfettamente cosciente della ship, al punto da spingerlo verso di lei a ogni occasione possibile. Ci sta che lui sia esitante a chiederle di uscire, è comunque giovane, inesperto, e in effetti non lo ha mai fatto prima, anche con Kagami fu lei a prendere l'iniziativa. Ma allora, invece di fargli recitare per l'ennesima volta la scenetta del «ma no, lei è solo un'amica», potevano fargli dire qualcosa di più naturale, come «non so come si fa», «non mi sento pronto», «non saprei dove portarla». Che è vero, non sa dove portarla, infatti la porta al museo delle cere. Quello che gli autori fanno invece è sostanzialmente riavvolgere il nastro alla bisogna, facendo ripartire il personaggio dalla prima casella del percorso su cui si trova. Esempio lampante è la telefonata che Kagami lo spinge a fare per chiedere a Marinette di uscire. Con l'eccezione dello scopo, la conversazione non è molto diversa da quella avvenuta in Multiplication, solo che la prima volta lui pareva molto più sicuro di se stesso. Adrian poi confessa a Kagami un dettaglio importante. Anche se a tuttora lui non ha idea se sia innamorato o meno di Marinette, in qualche modo sa che il momento in cui i propri sentimenti per lei sono cambiati fu proprio durante la visita al Museo Grévin in Burattinaia 2. Non quando andarono a pattinare sul ghiaccio in Glaciator, dove lui sentì l'istinto di accorrere in suo aiuto dopo che lei cadde, bensì nella puntata in cui Marinette quasi lo convinse di odiarlo, per poi arrivare a un passo dalla confessione e infine ritrattare. Tra l'altro, vi chiedo scusa se alla fine questo segmento del video risulterà un po' confuso, meno strutturato degli altri, ma più penso a questa faccenda, più mi vengono in mente aspetti legati a questa love story o ai personaggi coinvolti che non funzionano. Prendiamo ad esempio il discorso secondo il quale Adrian sarebbe in pratica il Candido di Voltaire, un personaggio buono e ingenuo, puro, inesperto di relazioni sociali, una lettura confermata da Strux stesso quando dice che Adrian è perfetto e quando sbaglia sono errori dovuti alla sua ingenuità e purezza, per cui la colpa è del mondo attorno a lui e non sua. Ma allora come mai nei panni di Chat Noir è un'altra persona? E no, non sono i Kwami a influenzare la personalità del portatore, sarebbe stata un'ottima spiegazione, a cui del resto avevamo pensato un po' tutti ai tempi della Season 1, ma purtroppo è stata smentita da tempo. Nel caso di Marinette ha senso, lei è una ragazza timida e impacciata ma sotto sotto ha coraggio, è una leader e ha solo bisogno delle circostanze giuste per potersi esprimere. Ma nel caso di Adrian ci viene suggerito che lui sia così perché ha sempre vissuto sotto una campana di vetro, segregato in casa senza poter interagire con altri coetanei. E però qualcosa non torna. Ci sta che Marinette riesca a tirare fuori un coraggio nascosto mentre è protetta dalla sua maschera, anche se in realtà l'abbiamo vista farlo anche da civile. Ma per Adrian stiamo parlando di capacità di interazione sociale che vanno apprese e il suo problema è proprio che non ne ha mai avuto l'opportunità. Non è che sa come si faccia mai timido, non l'ha proprio mai imparato, in teoria. Perché allora com'è possibile che nei panni di Sha non si faccia problemi a flirtare con Ladybug ogni 2x3? Sa come si fa o no? Qual è delle due? L'invito impacciato che rivolge in questo episodio a Marinette per andare al Museo delle Cere sarebbe stato perfetto per descrivere la goffaggine che molti di noi hanno sperimentato al posto di Adrian all'epoca dei primi amori. Se non fosse che lo abbiamo visto in passato organizzare quel famoso appuntamento romantico sul tetto in Gelatone 1 con tanto di petali e lume di candela. E io ora dovrei credere che lui è un piccolo patatino innocente che non sa come si chiede a una ragazza di uscire. Ma metterei il gomito così un attimo. Ma va a cagare! Dopo che Plague in Kuroneko gli aveva fatto quel discorso su come lui e Chat Noir fossero la stessa persona, dovrei credere che non è in grado di trasferire un po' della sicurezza di sé e altre qualità che mostra nei panni di Sha alla propria identità civile.
Eppure l'operazione inversa è possibile, lo vedemmo proprio in Kuroneko, dove applicò il carattere e il comportamento da bravo figlio e modello professionista alla sua nuova identità mascherata. E com'è possibile che faccia tutta questa fatica anche solo per capire di essere innamorato di Marinette, se nell'episodio delle origini ci arrivava all'istante alla conclusione di amare Ladybug, da solo, senza aiuti esterni, dopo averla conosciuta da nemmeno un giorno? A supportare la teoria dell'anima candida e pura arriva questo giro Luca, che difende Adrien nella conversazione con Kagami dicendo che il ragazzo è una persona generosa e gentile, che vuol bene a tutti e tutti gli vogliono bene e che quindi si trova perso in una giungla d'amore che lo confonde, poverino. Dove sei, Olimpia, grandissima figlia dell'amore? E quindi non riesce a cogliere i segnali confusi che gli manda Marinette. Che poi, di quali segnali confusi stiamo parlando? Marinette risulta a suo malgrado abbastanza chiara e ricambio il tuo amore non è proprio quello che il suo comportamento comunica. Le sue reazioni, così simili a quelle viste in Burattinaia 2, dovrebbero suggerire, come già allora, ad Adrien che la compagna di classe non lo voglia affatto. Agli occhi di qualcuno che non conosce i suoi veri sentimenti, lei deve, per forza di cose, apparire terrorizzata all'idea di trovarsi sola con lui, oltre al fatto che cerca continuamente di cambiare argomento e impedirgli di parlare. Ma Adrien in questa puntata è un bamboccione incapace di cogliere qualsiasi segnale, e non perché si trovi perso in una giungla d'amore, ma perché la trama lo richiede. Dopo un intero pomeriggio in cui Marinette ha continuato a fuggire da lui come la peste, Adrien dovrebbe essersi convinto senza ombra di dubbio del fatto che lei lo trovi quantomeno repellente. Il che sarebbe anche un interessante spunto narrativo per un arco minore, ma per carità, buttiamo via anche questo. Anche durante la scena della confessione di Ladybug, Adrien non capisce delle semplici frasi dirette. Ma io dico, vuoi fare in modo che un personaggio equivochi ciò che gli viene detto? Allora fai in modo che la comunicazione tra i due venga in qualche modo disturbata. Magari chi parla usa un linguaggio criptico o poco chiaro, oppure il destinatario della comunicazione risulta distratto da qualcos'altro, o ancora l'interferenza di un rumore o di altre voci rende proprio poco chiaro da sentire, da ascoltare ciò che viene detto. Ma se nel silenzio più totale la ragazza che ha inseguito per 4 stagioni e ti ha sempre rifiutato improvviso ti dice «I miei sentimenti per te sono cambiati», cosa deve pensare uno se non «Ah, si è finalmente innamorata di me?» Perché? Perché Adrien qui non capisce? Perché lui mica la frenzona con cognizione di causa? Mica lo fa volutamente perché ormai ha chiuso quel capitolo della sua vita e ormai è fermamente innamorato di Marinette? Fermamente mica tanto, poi, come abbiamo appena visto. No, per carità, quello avrebbe avuto senso, anche se poi ci avrebbero dovuto spiegare quando esattamente Adrien ha deciso che Ladybug non gli interessa più. La cosa folle è che il senso della scena è ancora una volta che lui è un povero piccolo cucciolo candido, ingenuo, che non capisce i segnali. Ma quali segnali? T'ha detto chiaro e tondo, i miei sentimenti per te sono cambiati. Se prima ti vedeva solo come un amico, ora come vuoi che ti veda? Come un comodino? A proposito di Burattinaia 2, a me sembra che Determination sia un po' una replica di quell'episodio. Il plot è lo stesso. Due amici dei protagonisti tentano di forzarli a mettersi insieme, portandoli nella stessa location e obbligandoli a stare da soli. In entrambi i casi Marinette dice e fa cose che danno ad Adrien l'impressione che lei lo odi, vengono interrotti sul più bello da un cattivo col potere di animare le statue di cera del museo e tutto finisce con un nulla di fatto. Ditemi se sono solo io o se sembra anche a voi. Per quanto riguarda invece Marinette, all'interno delle dinamiche del quadrilatero ribaltato abbiamo ovviamente dei problemi diversi. Sappiamo perfettamente che è ancora innamorata di Adrien e che lo sta evitando per via dello shock subito nel finale della 4ª stagione a seguito dell'inganno di Felix. Il fatto che Adrien si mostri interessato a lei normalmente sarebbe una splendida notizia, ma in questo momento la nostra protagonista ha paura ad aprire il proprio cuore a qualcuno perché teme che questo possa renderla distratta, vulnerabile, e in un modo o nell'altro i suoi avversari, i nemici di Ladybug, potrebbero sfruttare l'opportunità per sconfiggerla definitivamente.
E questo, secondo me, è uno spunto di trama solido e interessante. Non mi sa di scusa messa lì tanto per rinviare per l'ennesima volta la ship tra i protagonisti, anche se ovviamente è a quello che serve, però mi sembra si inserisca all'interno della trama più ampia in modo molto più naturale. E inoltre costituisce anche un'opportunità per inserire conflitti e ostacoli che la protagonista dovrà poi superare, un elemento fondamentale se si vuole mantenere un personaggio interessante. Il problema è che questa parte dovrebbe andare a braccetto con la presa di coscienza dei suoi sentimenti per Chat Noir, e questo semplicemente non avviene. I due elementi viaggiano per ora su binari paralleli che non paiono influenzarsi. Marinette si è trovata faccia a faccia con tali sentimenti due episodi fa, dopo essere stata intrappolata nella visione frutto del potere del Miraculous del maiale. Ci sta che lì per lì non si sia resa conto di come ciò che ha visto nella visione fossero anche sentimenti suoi, ma poi non la vediamo mai riflettere su ciò. Quel momento non viene evocato durante l'appuntamento al museo, non contribuisce a farle venire qualche dubbio circa l'opportunità di ricambiare o meno i nuovi sentimenti di Adrien. Tutto ciò che sente in quel momento è la paura di rendersi vulnerabile al prossimo attacco di Monarch. Prende coscienza di ciò che prova per Chat solo a fine episodio, dopo l'ennesimo momento in cui lui le ha detto qualche frase di incoraggiamento, come del resto ha fatto milioni di altre volte. Non ho visto il minimo collegamento con la situazione che sta vivendo parallelamente con Adrien e non fa nessun confronto tra lui e Chat Noir. Un percorso più naturale, secondo me, sarebbe stato il seguente. La protagonista ha paura ad aprire il proprio cuore a qualcuno per colpa del tradimento di Felix e quando Adrien inizia a interessarsi a lei, Marinette si chiude al riccio e rifiuta la sua corte, esattamente come abbiamo visto in Multiplication. Parallelamente, però, rendendosi conto di iniziare a provare qualcosa per Chat Noir, dopo un certo smarrimento iniziale, Marinette avrebbe dovuto chiedersi se forse non fosse quella la soluzione. Con un collega supereroe come Chat sarebbe più libera di esprimere i propri sentimenti e vivere l'amore, mentre con un civile come Adrien vi sarebbero tutta una serie di problemi, non ultima la somiglianza col cugino che ha permesso a Felix di sottrarle tutti i Miraculous. In teoria la paranoia per il tradimento di Felix non sarebbe neanche necessaria per tenere Marinette lontana da Adrien. A inizio quarta stagione era bastato il semplice fatto di avere un'identità segreta per spaccare sia la Lucanette che la Drigami, ma forse gli autori se ne sono dimenticati. In ogni caso, al momento una relazione con Adrien sarebbe impensabile e questo ormai lei dovrebbe averlo realizzato già in Multiplication. I suoi pensieri durante l'appuntamento al museo non sono del tutto sbagliati. Si chiede se non sia destinata a restare sola e se mai avrà l'opportunità di esprimere i propri sentimenti liberamente. Però sono tutti riferimenti alla problematica dell'identità segreta e alle responsabilità che ne derivano. Eppure è proprio lì che sarebbe stato perfetto inserire un piccolo, fugace pensiero su Chat Noir. Sarebbe bastato farle mormorare «E se?» e mostrare allo spettatore un veloce flash della visione di una vita insieme di due episodi fa. Da quel punto in poi, l'imbarazzo di Marinette di fronte ai tentativi di dichiarazione di Adrien e il suo rimanere sulla difensiva avrebbero preso un sapore completamente diverso. La sua non sarebbe stata più paura di aprirsi, ma una presa di coscienza dei propri sentimenti per qualcun altro. Avrebbe avuto la sensazione di avere finalmente una via d'uscita dalla gabbia in cui si trovava. Il dilemma «vorrei amare Adrien ma non posso» non si sarebbe più posto perché avrebbe potuto amare Chat Noir, il cui cuore tra l'altro già batteva per lei. Un'ondata di speranza l'avrebbe avvolta, facendola sentire serena e speranzosa come non si sentiva da tempo. E poi sbrang la mazzata a fine episodio nella scena sul tetto. Ups, troppo tardi, quel treno è passato. Ok, no, non c'è niente da ridere, è un momento drammatico. Ma per l'appunto, quanto ne avrebbe beneficiato di più se le due sottotrame romantiche fossero state collegate? Quanto sarebbe stato più emozionante? Proprio quando sembrava aver trovato una soluzione ai propri problemi, la porta le veniva sbattuta nuovamente in faccia. Sarei rimasto incollato alla sedia, in trepidante attesa per l'episodio successivo. Per come è stata realizzata la puntata, invece, è come se ci fossero due Marinette. Una impegnata a respingere la corte di Adrien a causa delle proprie insicurezze e un'altra che si scopre innamorata di Chat Noir, le quali però non si incontrano mai. Oh!
personaggi di Kagami e Luca furono introdotti nella seconda stagione come elemento di disturbo all'interno del quadrilatero amoroso. Un'idea tutto sommato interessante, ma che finì per essere l'ennesima promessa mancata di Miraculous. Per via di questo loro ruolo si attirarono addosso l'ira funesta della parte più immatura del fandom, e non intendo dire semplicemente che i due stavano antipatici a tanti fan. La gente li odiava proprio, specialmente Kagami, ma ai livelli di come il pubblico odiava l'attore che interpretava Joffrey Baratheon nel Trono di Spade. Ma ad aggiungere beffa al danno, per tutto l'odio che ricevettero a causa del loro ruolo, i due personaggi non andarono mai a ricoprire veramente quest'ultimo. I due protagonisti si ritrovavano di tanto in tanto a guardarli con occhi sognanti, Marinette a tratti metteva in dubbio per qualche secondo i propri sentimenti verso il suo interesse romantico principale, e poi si scordavano di tutto ciò per svariati episodi. Il caso più eclatante fu forse lo speciale di New York, in cui non solo Marinette non pensava mai a Luca per tutta la durata del film, ma pure Alia cercava insistentemente di spingere l'amica nelle braccia del ragazzo che non se l'era filata per tutto l'anno e che adesso in teoria stava anche con un'altra, invece di fare la cosa naturale, ossia incoraggiarla a continuare la storia nascente con Luca. La presenza di quest'ultimo e di Kagami all'interno della storia è stata tutt'altro che un elemento di disturbo nella trama romantica principale. Oltre ai casi di amnesia che ricordavo prima, sono mancati tutta una serie di elementi che avrebbero dato un senso alla sottotrama dei due rivali in amore dei protagonisti. Adrione e Luca, per esempio, non interagiscono quasi mai e, lungi dal diventare in qualche modo rivali, iniziano occasionalmente a suonare insieme nella band dei Kitty Section. Perlomeno Kagami a un certo punto lanciava una velata sfida a Marinette, dicendole che se non si fosse decisa a fare la sua mossa con Adrione, non avrebbe esitato a provarci lei stessa. Ma la minaccia non sortì mai chissà quale effetto in Marinette, non portò a nessun cambiamento o evento tangibile, dopodiché le due diventarono amiconi in Icarigozze e tanti saluti. In Glaciator sembrò perlomeno che la presenza di Luca accanto a Marinette stesse spingendo Adrione a rendersi conto dei propri sentimenti per quest'ultima, ma a fine episodio il tutto veniva gettato come al solito dalla finestra, coi due protagonisti che si rifiutavano testardamente di accogliere qualsiasi cambiamento nelle loro vite. Con buona pace dell'altro spunto di trama a inizio episodio, la frase iconica di Kagami che consigliava ad Adrione di cambiare bersaglio. Che cosa farà ora il nostro protagonista? Capirà finalmente che non è il caso di continuare a tampinare Ladybug? E verso chi rivolgerà le proprie attenzioni, Marinette o Kagami? Scoprilo su Reeducational Channel. Come uno stalker che non sa accettare un no, Adrione continuò invece proprio a tampinare Ladybug per altre 2 stagioni e mezzo. E quando finalmente, a fine terza stagione, sembrarono formarsi le nuove coppie Adrigami e Lucanette, queste ultime vennero completamente ignorate dallo speciale di New York e prontamente disfatte nei primi 2 episodi della 4ª stagione. Ma torniamo all'episodio di oggi, sennò sembra che voglio solamente sfogare la mia frustrazione per questa serie parlando di episodi passati. Gli autori hanno deciso che i poveri Luca e Kagami devono essere, come si suol dire, cornuti e ammazziati. Non solo le persone di cui erano innamorati li hanno delusi, nascondendo loro chissà quale segreto, non solo esse preferiscono a loro qualcun altro che non sembra neppure ricambiarne i sentimenti, ma ora si ritrovano a fare da sensali, da matchmaker, insomma da ruffiani, per i due protagonisti. Quasi che gli autori li avessero riconosciuti colpevoli dei terribili crimini a loro ascritti all'esordio da quella parte di fandom che li odiava, i due personaggi vengono calati in questo speciale girone dell'inferno nel quale sono condannati a spingere i rispettivi ex fidanzati nelle braccia di qualcun altro, ancora e ancora, senza potersi mai rifare una vita loro. Avremo Aliani Noe, la cosiddetta coppia beta per questo genere di cose, ma per carità, continuiamo pure a usare i due amanti respinti. Questa decisione finisce anche per svilire i sentimenti che Luca e Kagami avevano dimostrato verso i protagonisti in passato, se sono in grado di lasciarsi alle spalle le rispettive storie con tanta facilità. Luca ha il vantaggio di averne scoperto le identità segrete, cosa che forse gli permette di avere una prospettiva diversa sulla faccenda. Ma è una spiegazione che non mi convince del tutto e non aiuta il fatto che la sua età sia stata ufficialmente retconnata da un po' più grande e quindi maturo a stessa età della sorella.
La sensazione per lo spettatore è che i sentimenti di Luca e Kagami non fossero poi tanto profondi o intensi, se addirittura non si fanno problemi a incoraggiare i rispettivi ex a mettersi insieme poco dopo la rottura con loro. Eppure all'epoca né quella di Luca né quella di Kagami erano state dipinte come delle cotte superficiali. È un vero peccato che questi due personaggi vengano buttati via così, usandoli come semplici sensali, perché avevano del potenziale. Kagami in particolare era stata definita un po' meglio rispetto a Luca, con una personalità più sfaccettata. Da un lato sembrava fredda e senza emozioni, tanto da meritarsi da Marinette l'appellativo di regina di ghiaccio, e dall'altro rivela di avere anche un animo di artista e di essere una disegnatrice di talento, un dettaglio che ci viene ricordato anche qui, dove viene persino usato ai fini della trama. Chi di voi sarebbe contento di stare ad ascoltare l'ex di pochi mesi prima, con cui magari eravate anche felici, ma che poi vi ha in qualche modo delusi, se non addirittura feriti, mentre vi parla dei suoi sentimenti per qualcun altro? Credo nessuno. Kagami e Luca invece sono contenti, felici come una Pasqua, non vedono l'ora di far mettere questi due insieme. Mi sento però di salvare dalla scena iniziale dello spogliatoio una frase fantastica messa in bocca a Kagami, che andrebbe incorniciata accanto a quella del cambiare bersaglio. La guardi come avrei voluto che guardassi me. Ouch! Kagami Tsurugi, centro perfetto con le parole e col fioretto. Sento però che manca qualcosa in questo commento. Non ho tirato in ballo abbastanza Strook. L'ideatore e regista della serie aveva in passato chiarito come una delle costanti nella sua opera, la morale della storia quasi, fosse il fatto che tutti i personaggi fossero preda delle loro emozioni e come ciò li portasse a cedere a Papillon e fare del male agli altri. Talmente preda delle proprie emozioni che si lasciano alle spalle una storia importante come se nulla fosse e non si fanno problemi a spingere l'ex tra le braccia di quello o quella che fino a pochi istanti fa era il loro rivale. Quella dell'essere preda delle emozioni, alla fine, è solo una scusa per giustificare le accumulazioni in generale, anche laddove non avrebbero senso. Oh! Il personaggio di Véronique, ispirato alla direttrice del vero Museo Grévin di Parigi, Véronique Bérège, fu introdotto nella terza stagione come semplice comparsa slash cameo in Burattinaia 2, l'episodio tristemente famoso per la scena di Marinette che strappa un capello ad Adrien per poi tentare di limonarselo, credendolo una statua di cera. L'avevamo poi rivista in questa stagione stessa in Destruction, quando aiutò Ladybug e Chat Noir a preparare l'imboscata a Monarch. E poiché la logica e la coerenza nelle trame ci fanno schifo, in questo episodio aiuta Monarch con una motivazione illogica e che più stupida non si può. Mi avete già sentito tuonare altre volte contro questa cosa, ma a questo giro penso che abbiamo veramente toccato il fondo. La resistenza che Véronique sembra inizialmente montare è tanto per fare scena e viene svuotata di ogni significato dal modo in cui Monarch poi la convince. Non ti aiuterò mai! È colpa tua se Parigi non ha più i suoi eroi. Tu hai rubato i Miraculous. No, non sono io che li ho rubati. È Ladybug che è scema e li ha persi. Ah, ok, allora... no, allora è diverso. Se mi aiuti a sconfiggerla, ti prometto che poi farò il bravo. Fosse la prima stagione in cui i parigini sanno poco o nulla di Papillon, potrei capire che qualcuno si faccia convincere da un simile discorso. Ma nella quinta... in un universo dove Ladybug e Chat Noir sono idolatrati dalle folle fin dalla seconda, dove dedicarono loro una ricorrenza nazionale per Diana, cioè c'è un giorno dedicato a loro e la gente scende in piazza per sostenerli e fare le pernacchie al faccione gigante di Monarch. Un universo in cui la loro reputazione non sembra essere stata minimamente intaccata dalla perdita di Miraculous, non sta né in cielo né in terra che questa gallina, che poche puntate prima ha aiutato gli eroi a tendere un'imboscata a Monarch, sia improvvisamente così risentita verso di loro da voler prenderne il posto e soprattutto credere a Monarch quando questi le dice «Dai, se mi fai questo favore poi permetto di fare il bravo, dai!» La situazione mi ricorda quella delle bustier in Zombacino, bellissimo episodio in cui però il personaggio della professoressa veniva convinto a lasciarsi accumizzare in maniera analoga, con un ragionamento altrettanto stupido.
La farsa viene ripetuta poco dopo, sui tetti di Parigi, quando Ladybug e Chat Noir cercano di far capire a Veronique quanto sia ingenuo aspettarsi che Monarch tenga fede alla sua promessa, o quanto sia stupido accettare di servire il cattivo allo scopo di sconfiggerlo. Manipula è convinta di poter usare i propri poteri, donatigli da Monarch, per combattere quest'ultimo qualora non si dovesse arrendere. E quando Sha le fa notare che Monarch può toglierle tali poteri con uno schiocco di dita, Veronique non fa una piega! Non si rende conto delle c***ate che sta dicendo, va avanti imperterrita come un treno! Grande, grande caratterizzazione del personaggio! Superba! La scena dell'acumizzazione di Veronique ha anche una spaventosa contraddizione interna. Prendiamo pure per buona la spiegazione di Astruc su come i personaggi siano tutti tremendamente emotivi e quindi manipolabili. In quel momento Veronique è triste per via della minaccia del sindaco di far chiudere il museo. Dovrebbe avercela con André e solo con André. Quella è l'emozione che la sta attanagliando e l'unica su cui Monarch potrebbe cercare di far leva. Ma da quando Veronique nutre sfiducia nei confronti di Ladybug per via del furto dei Miraculous? Se mi avessero mostrato alla fine di Destruction una brevissima scena in cui Veronique rimproverava Ladybug di essersi fatta di nuovo sfuggire Monarch dopo l'imboscata alla quale lei aveva contribuito, allora avremmo avuto una base solida per questa alcumizzazione e la possibilità per Monarch di fare leva su quello. Invece qui, alla base di tutto, c'è André e solo André, ed è assurdo che Veronique si faccia convincere dal discorso «è colpa di Ladybug se il tuo museo verrà chiuso perché lei ha perso i Miraculous», quando tutti sanno che Chloe era Queen Bee e che sta rosicando da matti per via del fatto che non lo è più. Dovrebbe essere palese a Veronique che il vero motivo dietro alle minacce del sindaco è solo un capriccio di Chloe circa la statua di Vesperia. Capriccio che André, dopo quanto ci fu mostrato in Pirkelle e Queen Banana, secondo me non dovrebbe neanche provare a soddisfare. È vero che questa questione non riguarda direttamente Zoe e André si rifiutò soltanto di accontentare i desideri della figlia quando questi richiedessero di far del male alla sorellastra. Però, di nuovo, all'epoca sembrava che André avesse tirato fuori un minimo d'attributi e intendesse mettere un certo freno ai capricci della figlia, limitandosi a concederle solo qualche regalo costoso. Invece siamo tornati, anche nel suo caso, indietro alla prima stagione, quando abusava senza remore del proprio potere politico per soddisfare le richieste più sciocche di Chloe. A proposito, per tutta la scena il sindaco e Veronique parlano e si comportano come se la sala in cui vi sono le statue di Ladybug e degli altri eroi fosse un'installazione nuova e mai aperta al pubblico. Eh? Cosa? Quella sala è sempre stata aperta al pubblico? O sbaglio? Sono andato a ricontrollare ed effettivamente in Burattinaia 2 il museo era ufficialmente chiuso. I ragazzi entravano perché invitati da Adrien, che a sua volta era stato invitato dal museo per rifare un pezzo della sua statua. E in Destruction non veniva specificato che la sala dedicata ai supereroi fosse o meno aperta al pubblico. Forse se la trama non fosse stata così tanto diluita nell'arco di 5 stagioni, a quest'ora questo dettaglio mi sarebbe stato più palese e ci sarei arrivato prima. In ogni caso, anche se la sala doveva essere ancora ufficialmente inaugurata, le minacce del sindaco non dovrebbero essere sufficienti per portare a un'acumizzazione. C'erano mille altri modi in cui Veronique avrebbe potuto reagire. Avrebbe potuto fare un po' di rumore mediatico, far sapere a TV, giornali e social che il sindaco stava impedendo l'apertura del museo per un capriccio di Chloe. Considerato l'amore che la città ha per i suoi eroi, Veronique avrebbe avuto certamente dalla sua l'opinione pubblica e André si sarebbe trovato nella stessa posizione in cui si trovò in Saint-Cyr, quando tentò di radere al suolo Place des Vosges. Veronique probabilmente non si sarebbe fatta acumizzare così facilmente se avesse avuto la pancia piena. Decisioni importanti come farsi acumizzare non dovrebbero mai essere prese a stomaco vuoto. Se uno sconosciuto vi contatta chiedendovi di aiutarlo a recuperare i Miraculous di Ladybug e Chat Noir, prima di dirgli di sì, aprite una box di HelloFresh e cucinatevi un bel piattino. HelloFresh è il servizio di meal kit più famoso al mondo e offre una soluzione moderna per cucinare da zero cene deliziose. Il servizio prevede un'ampia varietà di ricette gustose e facili da cucinare e ogni settimana è possibile scegliere tra 17 nuove ricette, prese da menù come carne e pesce, vegetariano o contacalorie. In più, a differenza della cera delle statue di Manipula, il packaging di HelloFresh è altamente riciclabile, con la plastica ridotta al minimo in favore della carta.
Gli ingredienti freschi vengono consegnati direttamente a casa vostra in un giorno e un orario scelti da voi e ogni piatto è accompagnato da una ricetta che spiega passo passo come prepararlo. Se volete supportare il canale o se semplicemente vi ho fatto venire fame, potete usare il mio link affiliato che trovate in descrizione, assieme al codice HFORC65 per avere uno sconto sul primo ordine. Oh! Tutta la scena col sindaco migliorerebbe se un domani scoprissimo che André ha compiuto questo e altri abusi di potere perché spinto da Gabrielle, allo scopo di creare emozioni negative e procurare allo stilista nuove vittime. Sarebbe intrigante, anche se non so quanto si accorderebbe con alcune vecchie puntate, ma in questo caso probabilmente è davvero solo per far piacere a Chloé e nascondere la statua di Vesperia. Ma questo, dicevo, manda alle ortiche quel minimo di sviluppo che avevamo visto tra Pirchelle e Queen Banana, in cui il sindaco iniziava a dire qualche no alla figlia e mostrava un lato positivo di sé col quale potevamo empatizzare, tra i suoi sogni di regista e l'affetto mostrato verso Zoé. Oh! Riprendendo il discorso che facevo negli ultimi video sull'argomento, in questo episodio Chat Noir conferma quanto già detto da Lady Noir in Reflect Doll, affermando che il vero potere di Ladybug non sta nell'oggetto evocato con Lucky Charm, ma nell'abilità di Marinette di capire come sfruttarlo. Quindi non è un Lucky Charm, è un MacGyver Charm. Mi ci fisso tanto perché a mio avviso, per come la stanno mettendo giù, se ne dovrebbe dedurre che Lucky Charm non possiede alcun potere intrinseco o legame con la situazione per cui viene evocato. Avesse detto il potere della Lucky Charm non è nulla senza la tua intuizione a guidarti su come usarlo, sarebbe stato diverso. In quel caso avrei potuto dedurre che da un lato l'incantesimo era legato all'elemento fortuna, facendo comparire l'oggetto ideale per la situazione, e allo stesso tempo che Marinette possedeva l'acume e i riflessi per farne buon uso. Perché qualche potere l'oggetto evocato deve averlo, altrimenti Lucky Charm sarebbe identico al potere della capra, che fa comparire un oggetto normale privo di proprietà magiche. E non si spiegherebbe come mai metà delle volte gli eroi ricevono l'oggetto perfetto per quella situazione e quella soltanto, se non addirittura per una situazione che andrà a verificarsi nell'immediato futuro. In molti casi Ladybug non si deve nemmeno arrovellare troppo per capire a che serva l'oggetto evocato, ad esempio il nastro adesivo in Croco Duel serviva specificatamente a riparare l'oggetto acumizzato. Le contraddizioni sulla natura e sul funzionamento della Lucky Charm vanno ad aggiungersi ai numerosi problemi che affliggono il sistema magico nell'universo di Miraculous Ladybug. Ad esempio, se Oricco, col suo potere di garantire poteri, afferma di non poter conferire un potere che già appartiene a un altro Kwami, come mai sia Manipula che Burattinaia sono state in grado di dare vita alle statue di cera del museo e fornire loro i poteri degli altri portatori? In un tweet pubblicato ai tempi di Croco Duel, Astruc chiariva che nelle loro intenzioni il personaggio di Juleka avrebbe dovuto esprimersi borbottando e bofonchiando dall'inizio della serie fino all'episodio sopracitato, nel quale otteneva il Miraculous della Tigre e trovava il coraggio di far sentire la sua voce. Il memo però non arrivò a diversi studi di doppiaggio ed è per questo che nella prima stagione Juleka parlava in maniera tutto sommato comprensibile, per poi prendere improvvisamente a borbottare nelle stagioni successive. La domanda però sorge spontanea. Come mai ora borbotta di nuovo? È ancora un problema di produzione? La ZAG non è in grado di far arrivare delle istruzioni chiare agli studi di doppiaggio dopo 4 stagioni? Quello di riuscire finalmente a alzare la voce e farsi sentire era un punto importante nello sviluppo del personaggio di Juleka. Se ora riprende di botto e senza spiegazioni a borbottare, tutto perde di senso. È perché non ha più accesso al Miraculous della Tigre? Non ci voglio credere che sia così. Allora la crescita caratteriale che aveva avuto in Croco Duel è stato uno scherzo? E niente, Miraculous è così. Ti fa credere di essere una serie in cui, se presti attenzione a certi dettagli, ti accorgi di quanto la trama e i suoi personaggi abbiano spessore e proprio quando stai per convincerti ti accorgi che quei dettagli ora sono accartocciati e buttati in un cestino. Oh!
ammiriamo l'ingenuità di Rose Mylène, che dopo 4 stagioni non hanno ancora capito quanto farabutto e inaffidabile Bob Roth sia. Perché? Perché non gliel'hanno fatta dire in modo sarcastico quella frase? Dopotutto loro e tutti i membri dei Kitty Section hanno sperimentato in prima persona quanto disonesto e truffaldino possa essere il produttore, che ricordiamo ha cercato di rubare la loro musica al loro primo incontro. Non è credibile che Rose e Mylène non se ne rendano conto, mentre sarebbe stato divertente e sensato sentirle lanciare una frecciatina voluta verso Bob Roth. Ladybug si mette a flirtare completamente a caso nel mezzo dell'azione e francamente l'ho trovato assolutamente fuori dal personaggio per lei. Anche in questo episodio non ci facciamo mancare il momento Chloe. Non ci perderò su troppo tempo, anche perché non c'è molto da aggiungere rispetto agli episodi precedenti, se non che, contrariamente a quanto detto l'ultima volta, gli autori sembrano davvero starsi sforzando oltre misura per renderla il più odiosa e infantile possibile, al punto da risultare assolutamente non credibile, un personaggio che più finto non si può, piatto come una sagoma di cartone e senza alcun vero ruolo nella storia. A questo giro, la Mega Akuma risulta divisa in tanti frammenti che vanno rimessi insieme per poter essere purificati. Questo perché l'oggetto akumizzato originariamente erano in realtà diversi oggetti, quindi l'akuma automaticamente si divide in frammenti e non in tante diverse akuma se infetta un gruppo di oggetti, ma se l'unico oggetto infettato inizialmente viene rotto come in Crocoduel, rompere i due pezzi non libera frammenti di akuma e l'oggetto va rimesso insieme per forza prima di essere purificato. Il funzionamento dell'akuma è un altro dei punti deboli del sistema magico di Miraculous, giacché l'abbiamo vista comportarsi in modi diversi all'interno della serie. Basti pensare alla contraddizione tra Songsure, dove l'oggetto akumizzato veniva moltiplicato, e con esso anche l'akuma al suo interno, costringendo gli eroi a catturarne ogni singola copia, e Multiplication, in cui nonostante vi fossero svariate copie dell'oggetto, l'akuma risultava essere solo una. Una delle cose che mi avevano colpito molto dal punto di vista grafico ai tempi della prima stagione era il livello di dettaglio a cui l'animazione riusciva ad arrivare. In certi primi piani riuscivi quasi a vedere i singoli capelli. Salto in avanti alla quinta stagione e abbiamo questa scena all'inizio di Determination in cui Marinette si scuote i capelli sciolti e questi si muovono appena, semi-rigidi come una parrucca di bassa qualità. E questo è tutto per Determination. Fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto e perché. E se a piacervi fosse stato questo video, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina, così YouTube vi avviserà la prossima volta che caricherò un altro di questi miei deliri. Ricordate inoltre che per ogni like lasciato sotto questo video, il figlio di uno stilista che potrebbe essere o non essere stato creato dalla magia verrà salvato dalla giungla d'amore in cui si era perso. Da Orprof è tutto, un abbraccio. Ciao. No, c'è qualcosa che non va nella voce. No, per carità, quello avrebbe avuto senso. Anche se poi ci avrebbero dovuto il museo era... Sarei rimasto incollato alla sedia, in trepidante attesa. Perché in sostanza i due continuano a rincorrere. Perché in sostanza i due continuano a rincorrersi. Sarebbe un'ottima spiegazione a qui del resto. Sarebbe un'ottima. Ma purtroppo è stata smentita poco fa. Eh sì, poco fa. I personaggi di Luca e Kagami